Buongiorno amici di WeTrading, oggi parliamo del gold. Andiamo a vedere un po' come si comporta e quali sono i possibili scenari a medio-lungo termine. Come sempre vi ricordiamo che il sito WeTrading è a vostra disposizione e che il video seguente ha solo finalità didattica. Vi invitiamo a leggere quindi l'informativa sui rischi del trading online qui in forma completa. Andando subito sul sito, trovate qui naturalmente tutto il nostro blog, i nostri studi, la possibilità di contattarci per i vari servizi che sono a vostra disposizione per quindi avere anche semplici informazioni aggiuntive. Passiamo ai grafici, andiamo a guardare il futures sul gold di lungo periodo, quindi mettiamo un grafico settimanale e iniziamo a sistemarlo e impostarlo. Abbiamo visto un allungo dei prezzi nel 2020 e un ritorno su un doppio massimo in concomitanza di metà marzo, quando appunto a seguito dell'invasione russa sull'Ucraina si sono iniziati a valutare delle tensioni neanche nei mercati finanziari. In realtà le tensioni già c'erano, ma sono state sicuramente accentuate. A questo punto il nostro scopo è capire: vale la pena stare long sul gold? La prima considerazione da fare è che il mercato ha voluto tenere una media a 100 periodi, in questo caso a 100 settimane, una media pesata, e l'ha voluta tenere anche fino a un paio di settimane fa, appunto il rifiuto di andare sotto 1.800, riuscendo sempre a mantenere questa linearità estremamente interessante. Il movimento con questa logica è appunto un movimento che parte già dal 2016 e si è accentuato dal 2019. Il rialzo che è stato subito riassorbito per via delle news, secondo me, ha anticipato un movimento che in realtà il mercato vorrebbe fare sul gold e che dunque è stato ribilanciato e che probabilmente a breve potrebbe essere pronto per una nuova fase di upside. In questo caso, le prospettive sono dunque quelle di riuscire a, vedete, andare ancora su altri massimi storici. Non ci sono nel passato dei massimi che possiamo prendere in considerazione, ma lo Z-score, che ad esempio utilizzo tantissimo, è attualmente ancora in forma negativa, seppur il trend è rialzista. Quindi abbiamo in effetti un upside dello Z-score che porterebbe i prezzi con estrema facilità a battere i massimi storici. Passiamo sul daily. Il daily ha avuto una buona base a 1.680 tra aprile 2021 e agosto 2021 e poi una seconda base importante a 1.780 che, come vedete, attualmente è una delle zone che recentemente ha rifiutato nuovi ribassi, appunto nel maggio 2022. Ecco, se questo upside anche qui sul daily è confermato, giustamente il prezzo, dopo un doppio minimo su questo, anzi triplo minimo su questo prezzo, ha probabilmente adesso voglia di creare un nuovo upside, cioè un nuovo movimento che possa anche qui prima superare la media a 100 giorni e poi magari stabilizzarsi sulla parte alta. Quindi, stando a questi calcoli, non tanto calcoli ma prospettive, abbiamo la possibilità anche qui di un buon upside. Il ribasso è un'opzione solo momentanea, solo fino a 1.780, perché sotto questi livelli attualmente non ci dà segni di debolezza, quindi inutile prospettare, secondo me, delle fasi di ribasso quando abbiamo ancora tutto un disegno chiaramente rialzista. Potremmo anche prendere in considerazione una trend line interessante di lungo periodo, che, eccola qua, è così. Come vedete, in questi due tocchi mantiene ancora un'estrema fase di forza e il prezzo non ha ancora avuto voglia di scendere
di ribasso. Potrebbe essere una seconda alternativa che nasce appunto da questa trend line, quella della lateralizzazione fino a ottobre 2022, vedete, con poi il tocco finalmente della trend line. Ma secondo me questa seconda idea è ancora la più debole rispetto a un upside più veloce. Questo secondo grafico ho messo a confronto in arancio l'S&P 500 contro il trend del gold. Da qui si evidenzia una situazione molto molto particolare. Si parte dal marzo 2020, ovvero dal Covid. La prima fase di questo movimento ha visto un upside sia di S&P che di gold, poi una lunga divergenza in cui il gold ritorna in divergenza ribassista rispetto ai mercati. Ma guardate cosa succede nel momento in cui i mercati iniziano ad essere in ipercomprato, appunto tra agosto 2021 e il dicembre 2021. Ecco, proprio in questa fascia temporale notate come il gold inizia a prendere dei minimi rialzisti e quindi a comportarsi in un modo concorde con l'indice, l'indice che però appunto poi si rivelerà molto debole. Infatti, il crollo dell'indice ha portato un upside del gold, mentre guardate questo crollo dell'indice in questa zona invece aveva portato una riduzione del valore del gold, così come queste altre zone di pausa dell'indice avevano sempre fatto scendere il valore del gold, anche se di poco. Quindi stavolta nel 2022 più scende il valore a sorpresa diciamo anche dell'SP, più prende valore il gold. Poi rialzo dell'SP, il gold non va a perdere chissà quanto, anzi si mantiene. Di nuovo downside sull'SP. Qui un po' lo diciamo porta con sé verso il basso, ma guardate l'ultima zona adesso nel mese di maggio, eccolo qua, appunto l'SP seppur rimbalza poi crolla e invece il gold inizia una fase buona, ottima di rialzo. Quindi se questa regola sarà e continuerà ad essere così confermata, ad ogni gamba di minimi che si vengono a formare sull'SP è probabile che il gold o forma un minimo appunto rialzista su cui poter comprare o addirittura anche un massimo rialzista. Quindi anche qui abbiamo secondo me un supporto da parte dell'SP a far rialzare il gold, specialmente se l'SP perde di valore. Qui invece abbiamo un confronto del gold con il silver che è in una prima parte del rialzo fino a febbraio 2021 aveva visto il silver una forza relativa nei confronti del gold. Poi adesso vedete ha annullato il divario tra le curve, ciò vuol dire che si è ritornato a un ottimo equilibrio tra i due strumenti, elemento che a mio generale pensiero e impressione potrebbe essere interessante per iniziare a confrontarli. Perché non hanno più quel diciamo gap che li separava enormemente. La correlazione è abbastanza forte, comunque si vedono che i picchi di minimo e massimo sono molto simili e il recente upside vede sia il gold sia il silver prendere valore. Infine vi faccio vedere il prezzo solito del gold contro un arancio che adesso è Newmont Corporation, l'azienda appunto che replica il gold in parte perché è una gold mining, l'abbiamo parlato diverse volte. In questa situazione si vede un upside del titolo azionario nei confronti del gold, ma una forte correlazione dei loro movimenti e una leggera divergenza proprio a novembre 2021, da cui poi è scaturito il trend rialzista sulla prima fase di rialzo del gold. Ecco, se adesso il gold in effetti dovesse ripartire, l'upside sul NEM, sul titolo appunto Newmont Corporation, potrebbe essere veramente
molto molto forte e interessante. Quindi, mentre il gold potrebbe semplicemente, diciamo, darci un'operatività che possa fare o un 11% o magari anche portarsi verso i magari 3.000 dollari al 16%, il relativo movimento sul sottostante potrebbe essere molto più forte, perché un solo rapporto 1 a 1 di un 30% andrebbe a riportare i prezzi sopra i massimi storici. Se invece appunto il 30% si tramuterà sul NEM in 60%, capite bene che le quotazioni salteranno su livelli veramente incredibili. Quindi occhio anche alla possibilità di sfruttare, diciamo, una certa leva sul NEM o anche su Barrick Gold. Con questo video spero di avervi dato degli spunti operativi di riflessione sul gold. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto sui nostri social e, come sapete, ogni giorno vi condivido i miei trading intraday Twitter e anche su Telegram. A presto!